Activision presenta un ritorno inaspettato! Crash Bandicoot! Ed eccoci ragazzi, quindi benvenuti in questa trilogia di Crash Bandicoot. E questa era la persona che giocava appunto al gioco che stiamo per vedere, il gioco che alcuni di voi hanno già conosciuto, alcuni di voi conoscono, mentre altri stanno per scoprire. Più o meno era così, forse l'anno successivo a questa foto giocavo esattamente a tutti e tre i giochi che stiamo per vedere, perché sì, è una trilogia tutta insieme. E niente, ero questo mini pargoletto che faceva già il figaccione scuotendosi i capelli. Immaginatevi questo esserino con un pad della PlayStation in mano di questo colore, che appunto si divertiva ogni giorno giocando a questi giochi e passava le ore e le ore a giocarci. Vi ripeto che ero un pargolo quando ci giocavo, quindi quello che adesso vedrò mi risulterà magari da bambini per ragazzini un po' più piccoli, ma è comunque la mia infanzia, è comunque un bellissimo gioco per l'epoca che era, perché se tutt'oggi la gente si diverte a giocare la trilogia, probabilmente 20 anni fa era un gioco contro cazzi. Ovviamente ai tempi erano tre giochi ben distinti, come soggetto hanno comunque Crash, ma erano tre giochi diversi, mentre hanno fatto questa appunto remastered trilogia insieme. Io ho fatto una partita, quella a sinistra, per questo ho la scritta continua, mentre le altre sono completamente nuove. La domanda è se vogliamo fare una serie che andrà a, diciamo, vedere tutti e tre i giochi e portarli magari fino in fondo, oppure se semplicemente porteremo qualche video a caso per farci qualche record, per vivere qualche feels. Insomma, vedremo nel corso dell'andazzo. Io partirei appunto dal primo e inizierei con una nuovissima partita, quella che voi vedete sulla destra, ragazzi. Non sapete cos'è, molto probabilmente, o chi lo sa, la mia età. Mentre magari chi non lo sa è talmente piccolo che non ha vissuto con le memory card. Le memory card erano queste cose, sono esattamente così come nella figura. E niente, semplicemente i salvataggi non venivano fatti all'interno della console, come per la PlayStation 3 e la PlayStation 4, o come in un computer. Dei floppettini, delle memory card che tu infilavi, e al suo interno c'erano i salvataggi. Era figo perché potevi portare la memory card a casa dei tuoi amici e giocare col tuo salvataggio. Solamente che non sempre funzionavano come dovevano. Alle volte ti trovavi tipo a levarla, a rimetterla, a levarla, a soffiarci dentro, a rimetterla, e a volte si rompevano facilmente. E sovrascriviamo il salvataggio, perché ovviamente non aveva un posto infinito per questi memory card, avevano uno spazio molto limitato, tipo ai tempi, forse tipo qualche megabyte. Ma adesso riviviamoci l'ingresso dell'inizio, il video iniziale. Questo Bandicoot sarà il mio generale e guiderà le mie truppe Cortex alla conquista del mondo. La vittoria sarà mia. E ora ci siamo. Presto, nel vortice. Cortex? Il vortice non è pronto. Non abbiamo idea di che cosa succederebbe. Ennesimo fallimento. Catturatelo! Preparate il Bandicoot femmina. L'avete visto, ragazzi? Quello con la N sopra era il nemico. Non ricordo nemmeno come si chiama. Era Cortex. Cortex. Io, ragazzi, la prima volta che porto un retro, perché questo non è proprio un retro, cioè il gioco è retro ma con la grafica nuovo, è la prima volta che porto un retro gaming, quindi non so realmente come registrarlo, quindi cercherò di giocarlo e far vivere appieno anche a voi i miei feels, più che altro. Quindi non starò sempre a commentare come faccio su Call of Duty, spero, non lo so, devo un po' vedere. Tanto se salto su ogni scatola, questa è una vita extra, se salto sulle scatole con le mele non perdo mele, se invece le rompessi, ragazzi, con la trottola così le perderei. Ok, c'è un rospo, cioè un ragno, cioè basta dir cagate, cioè un granchio. Ok, questa è la mascherina, ragazzi, che ci porteremo dietro per tutto il tempo, è tipo il nostro totem, e con tre di queste divento tipo immortale. Rischio di morire già. E se volete un altro episodio, intanto per iniziare,
bel pollice in su, un commento. Mi raccomando, nei commenti, nella descrizione c'è anche il link per comprare le magliette, quelle mie, proprio mie ufficiali, le magliette di Sbushi, con le varie scritte YOLO, Nini, Sbushi e Number One. Quindi andate sul sito e compratele. Ripeto che la mia preferita è quella bianca, però se vi garba nera prendete la nera. Tra l'altro, ragazzi, una cosa che forse non tutti sanno, ma alla fine di ogni livello, tra l'altro questo gioco sembra facile, ma non lo è, perché la grafica non in prospettiva veramente non ti aiuta. Che ho perso un po' di mele facendo questo, ma vabbè, sti cazzi. Stavo dicendo comunque sia, ragazzi, che rompendo tutte le scatole a fine livello avrete dei, diciamo, degli achievement, delle chiavi e degli smeraldi che solo rompendo appunto tutte le scatole potrete avere. Ma alle volte non è così facile rompere proprio tutte le scatole dei livelli. Cioè, adesso lo vedete abbastanza facile, però... Ah, adesso sono immortale, tra parentesi. Dopo tre maschere diventi immortale. Tranne che da caduta, sia chiaro. Oh, ok. Ok, adesso vi farò vedere perché se non me lo ricordo a memoria e poi l'ho anche rifatto. Allora, qua, saltiamo. Allora, qua, ragazzi, non è facile. Allora, perché se noi rompiamo la scatola, vedete che ci arrivano queste cose qua, ok? Ci fa un ponte. Il punto è che se noi rompiamo tutte non ci dà il bonus, quindi dobbiamo stare attenti. Ok. Ok, 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 un'altra. Mannaggia! L'ultima. Comunque non sono molto, cioè non è che non sono esperto, è che ci ho giocato tantissimo tempo fa, ragazzi. Non ricordo di che anno è il primo Crash, cioè questo. Ma insomma, ragazzi, ha del tempo, eh. Riproviamo, ragazzi. No! Riproviamoci. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tra l'altro, se per caso ne lasciassi una a metà sarebbe un problema, perché dopo è difficilissimo riprenderli. Adesso devo stare attento, ragazzi. Vedete, ci sono... Mi mancano due casse per farle tutte. C'è scritto lì laggiù in fondo. Una e una, due. Ok, rimane questo salto. Ok. E abbiamo preso anche lo smeraldo. E il livello si può concludere così. Cioè, per quanto fosse il primo livello, quindi livello introduttivo, non era affatto facile. Non è che fosse la cosa più difficile del mondo. Poi c'è il mondo anche chi li fa probabilmente a occhi chiusi. Ma io non sono quello che li fa a occhi chiusi. In questo non me lo ricordo. Ma tipo nell'altro, nel terzo gioco, quello che ancora stava appunto installando, non ci sono solamente tematiche così dirette. Non ricordo se anche in questo incidente non ho molti ricordi. Cioè, ho tanti ricordi perché ero piccolino, però non molto chiari perché appunto ero piccolino. Hopla, hopla. Ui, pianta carnivora. Com'è che funziona la pianta carnivora? Ok, via la pianta carnivora. Un'altra pianta carnivora. Interessante. Cos'è sta roba? Dov'è che sono i talponi? Via talpone. Via talpone anche te. Hopla. Come è imbruttito. Aspetta. Oi. Ok, ok. Ok. Ok, via, sono immortale, saltiamo per sicurezza, non si sa mai. Qui, ragazzi, non è facile, eh. Qui in teoria devo prendere quello, ecco, appunto. In teoria devo prendere quello nel mezzo e basta, ma non è semplice. Ok, ammazzate le tarpe. Ci vogliono tre di quelle cosine lì, queste qui, ok. E noi ci andiamo e facciamo il secondo, il minigioco, il bonus. Però, ripeto, se non spaccate anche queste casse qua, a livello teorico, non... cioè non a livello teorico, a livello pratico, non vi dà poi... quello finale. Questo era molto introduttivo, ragazzi, molto base, diciamo. Però dopo saranno parecchio difficili. Saranno... ecco, ci sarà a portarvi. Dopo saranno parecchio difficili questi cosi qua. Parecchio, parecchio, parecchio. Mancano tre casse. E questo qui. Perché non me lo fa? Ah, vedete? Vedete perché vi dico che questo gioco non è facilissimo? Vedete? Quella cassa lì. Perché non tutto è così immediato in questo gioco. Per niente, proprio. Niente, raga, livello completamente fallito. Livello finito, quindi livello finito con disonore. E ce ne andiamo. Questa animazione è bellissima. Considerate che quando il punto c'era la PlayStation non sapevo nemmeno leggere, perché non avevo ancora nemmeno iniziato la scuola, o avevo appena iniziato l'asilo nido. Di conseguenza, per farvi capire, non era semplice sto gioco per me. Anche sia, va detto, con questo gioco, ragazzi, avevamo fatto jackpot, a quell'epoca. Cioè, il gioco perfetto per i bambini, che era il target maggiore. Ecco, vedete? Ho buttato via l'occasione di ammazzare di spaccare quella cassa lì, vedete? Mi sono dovuto buttare e perdere una vita, perché la cassa quella lì la posso rompere solamente con la tartaruga viva. Aspettate, faccio vedere. Però sono cose da bambino, non ti arri... Dicevo, sono cose da bambino, però, volente o nolente, non sono cose che ti arrivano subito. Come? Come? Vabbè, sono morto per errore, quindi per ora torniamo qua alla tartaruga e cerchiamo di capire come si fa a prendere quella cassa lì.
Ok, vedete? Senza tartaruga appunto non si poteva prendere. E qua possiamo fare il livello bonus. Ok, vediamo se questo è già più difficile. Allora, non è troppo difficile. Dovete stare attenti qua. Ok, andare prima che esploda. Bene. Dunque, questo qua attiva quello. Ok, dovete rompere anche questa. Se non vi scordate è un problema. Tipo qua ad esempio, se voi la vita non la spaccavate così, alle volte non ve la dà. Ecco, perso anche la tipa. Cioè ci saranno alcune, dovrete fare parecchi salti. E se ne mancate uno in fondo, non potete più fare livello al 100%. 30 su 38? Cosa? Com'è possibile 30 su 38? Vedete ragazzi che forse ero io che non capisco niente, ma non è per niente facile. Non sono immediate come cose. Dovresti metterti a farle e guardare ogni volta che fai un saltino se puoi anche rompere, se potresti arrivare anche a delle scatole extra ogni volta. Non è affatto facile. Cerchiamo di capire se ci sono delle scatole. Adesso ora faremo un livello ragazzi investigando. Vabbè, queste scatole qui non penso che portino ad altro, va bene? Ah, qui devi scappare dalla palla, è vero. Quindi scappando dalla palla devi anche stare attento a quello che manchi poi. Ecco, qui la palla non si ferma nemmeno. Che voi direte, ah vabbè c'è il buco, allora sei salvo. No, la palla si ferma solo quando arriva al tunnel. Ok, magari dice qualcosa. Non credo, ripartiamo in Popa Magna. Ehi, dov'è l'altro ponte? Dov'è l'altro ponte? Voi direte, si ferma qui. Coi cazzo si ferma? Si ferma a quelli? Coi cazzo si ferma a questi? E dovete anche rompere le scatole nel mentre. Ok, sei andato in un altro tunnel. Che è anche appunto un checkpoint. Bene. Altra scatola ancora. Ehi, pure. Vuol dire si ferma a quello? Con il cazzo si ferma a quello. Si fermerà a questo? Con il cazzo si ferma a quello. E questi? Servono solamente a rompere le palle a te, sbucci. Sì, avete capito bene. La palla mi sta anche per raggiungere. Si fermerà qui? Con la minchia. Ale. Non è affatto semplice. Oddio, ho anche fatto il livello. Vabbè, questo ragazzi era tipo, mi sa, il livello introduttivo con la palla. Quindi era per quello che è stato così semplice. Dopo il cazzo erano così semplici. Mi dovete dire voi utenti più vecchi di me o vecchi quanto me, se le chiavi sono in tutti i livelli. Perché tipo in questo livello io, chiavi non ne ho viste. O modi di prendere cose ulteriori. Vabbè ragazzi, in realtà il boss è qua. Quindi perché non fare un paku paku così, così a freddo, no? Il primo boss che dopo anni, lo facciamo così a bestia, felerò tutto il failabile e via. Questo è Papu Papu. Tra l'altro è possibile che abbia tagliato questo episodio molto, molto, perché magari vi do poi l'assaggio del gioco un po' più difficile. State tranquillo, bello. Dicevo, vi do l'assaggio del gioco più insomma, fatto, madonna mia, fatto meglio poi dalla seconda isola in poi. Però magari non ho tagliato niente che volevo farvi gustare il gioco al pieno. Basta saltargli in testa, ragazzi, per ora. Ok, tutto molto semplice. Beh, sono boss comunque sia con una tematica abbastanza per bambini. Non per bambini, però non troppo difficile, insomma. Tra l'altro, magari da bambino mi sembrava anche parecchio difficile, quello è il punto. Oplala. Ha già fatto? Pure. Proprio così di cattiveria. Bene, da piccolo ragazzi questi boss ti sembravano molto difficili, per farvi capire la concezione che abbiamo da bambini. Macchina del tempo di Coco. Che è sta roba? Coco, vuoi finisca la tua avventura? Sì, che figata, ora posso giocare sia con lei che con lui. E niente, questo era il primo video su Crash Bandicoot. Ovviamente vi ripeto, e se la serie vi piace, ditemi intanto come la volete vedere, perché portare un gioco vecchio non è come portare uno nuovo. Non so quali parti magari volete sentire, dove, cioè volete sentirmi parlare, quali commenti volete fare, che alla fine è un gioco dove ti devi anche un po' impegnare per non morire a caso, come è già successo più volte in questo video. E magari c'è chi va bene così, magari preferisce vedermi un po' più impegnato e parlare un po' meno e godersi un po' più il gioco con più silenzio e rumore di gioco. E magari invece c'è chi non gliene frega più di tanto del gioco, o meglio, non gliene frega più di tanto che riesca a fare tutto il gioco perfetto, ma piuttosto vuole sentirmi parlare e magari vedermi qualche volta e farsi due risate. Quindi scrivetemi nei commenti voi come volete che io conduca il video, e con i vostri consigli vedrò se fare appunto un altro episodio, se vi è piaciuto particolarmente, farne magari tanti, farne magari pochi. Poi se il gioco piace a me, come avete visto con la Pixelmon, ragazzi, mi è piaciuta la Pixelmon, l'ho portato due volte a settimana, nonostante fosse probabilmente uno dei video che andava meno sul canale. E quindi niente, quindi vedremo cosa ci riserverà il futuro. Io vi lascerò sempre un pollice in su, un commento, passate a tutti i social, iscrivetevi al canale, il link delle magliette, quello che volete. Noi ci vediamo anche al prossimo video. Per questo video è tutto, ciao nini.